Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Oggi ho comprato libero, è venerdì 18, siamo a pagina 6, dove ci sono due articoli sull'omosessualità, o comunque sull'argomento, diciamo, homosex. Praticamente, allora, il primo è di Eugenia Roccella, la quale già nel titolo praticamente spiega tutto e dice: "Se il bunga bunga è omo e di sinistra, non scandalizza nessuno." E vi leggo giusto una frase, a parte che già questo spiega tutto. Se lo correliamo poi a questa foto qui, probabilmente l'avete vista che ha girato un sacco su Facebook, nei forum, eccetera. Questo tizio qua è l'imprenditore Alessio De Giorgi in un momento di relax, vabbè, un momento di relax, stava facendo una festa e stava facendo un minchione, il quale è gay dichiarato, nonché presidente di gay.it, nonché era stato candidato nella lista Monti. Dopo che Libero e altri giornali, probabilmente il giornale, avevano tirato fuori queste feste, avevano detto che lui, oltre a gay.it, aveva anche degli altri siti dove i gay si prostituiscono. Lui ha deciso, o qualcuno più in alto di lui, tipo Monti, ha deciso che non era il caso che si candidasse e quindi è stato fatto fuori dalle liste per entrare in Parlamento. Di questo però, questo diciamo è il fatto. Questa è Eugenia Roccella, invece, dice che tutto sommato sono stati tutti molto tranquilli su queste cose, queste feste o scene che ci sono state. Ora, io mi sento di fare un po' la maestrina in questo caso, nel senso, quando uno non riesce a fare 2 più 2, come con i bambini delle elementari, non li devi chiamare, fai: "Bambini di Libero, su, forza, mettetevi tutti insieme, che adesso vi spiego la differenza fra un imprenditore che ha un sito, che fa una festa e fa il minchione, come può fare chiunque, ed è una persona che non prende soldi dallo Stato, e il primo ministro della Repubblica Italiana, rappresentante di 60 milioni di persone, che se fa il bunga bunga a 70 anni con delle ragazzine di 18, forse c'è da scandalizzarsi. Se uno, privato cittadino, a casa sua fa i stracazzi suoi, non c'è niente da scandalizzarsi." La capisci la differenza, Eugenia Roccella? Perché vedo che qui non l'hai capita, te la spiego io così forse la capisci. Detto questo, c'è un'altra cosa che vado a leggere, sempre nella stessa pagina, di Francesco Specchia. Articolo che dice: "Monti fa scontenti i gay, il conto lo paga Bersani." Ah sì, praticamente vabbè, lo scambio di battute che c'è stato fra Monti e Nichi Vendola, il quale Monti, che voglio dire, ha preso nelle sue liste un gay, quindi in teoria dovrebbe essere, diciamo, gay friendly, non dovrebbe essere troppo omofobico, però ha detto chiaro e tondo che le famiglie devono essere fatte di un uomo e una donna, e quindi il matrimonio gay assolutamente no. Nichi Vendola ha commentato dicendo: "Meno male che lui era il progressista e io il conservatore." Poi ci sono gli altri commenti, tipo di Flavio Romani, presidente di Arci Gay, che dice: "Monti getta finalmente la maschera e dimostra la sua conversione da leader europeo a bulldozer del Vaticano." Vabbè, detto questo, per oggi vi saluto. Forse dopo faccio un altro scazzo perché c'è un'altra notizia sulla lista fare. Come si chiama? Fare. Per fermare la lista di Giannino, fare per fermare il declino, che è un nome orribile, non so chi gliel'ha consigliato, dovrebbe licenziarlo subito. Ci vediamo al prossimo scherzo, o più tardi o i prossimi giorni. Ciao!